Signore e signori, buonasera. Intanto, io c'è un certo scambio generazionale, se ne parlavo prima con il famiglio, cioè i ragazzi vengono vestiti tutti da eleganti, cose eccetera. E noi più, diciamo, più agili, jeans, scarpe da ginnastica. Però, scusate, la maglia della pensa è una cosa. Ora, anche come repertorio abbiamo sentito tutti i pezzi di musica classica, splendidi tutti. Io invece suono musiche mie, non sono di tipo classico, visto sul programma Variazioni in Jazz, che ha dato anche un'occhiata sul retro, avrà visto che io da molti anni faccio sperimentazioni su la musica contemporanea, eccetera. Il repertorio di questa sera invece sarà il repertorio degli ultimi due anni, tranne un pezzo, e non sarà così, diciamo, così duro, farò pezzi un po' più morbidi, ecco, diciamo. Intanto parto con un pezzo che non è mio, tanto per dire che faccio robe mie, ce ne sarà anche un altro dopo, ed è un pezzo di Tony Esposito del 1974, con cui di solito inizio sempre i miei concerti, perché intanto perché mi piace molto e poi mi è diventato un fatto scaramantico. Canzone d'inverno, sentito. Thank you.
nella prossima mezza mi vedo un piccolo aneddoto che ho letto e che riguarda il grande regista Alfred Hitchcock, il quale raccontava che lui sognava di venire in mente in piena notte delle trame stupende, si svegliava, diceva: ah, che bello, adesso domani me lo scrivo. Poi si riaddormentava, si risvegliava e al mattino non si ricordava più niente. Allora, una volta, cioè, adesso lo frego questo sonno, si è messo vicino al letto un blocco e un lapis, e quando si è svegliato dice: ah, c'è sta bella trama in mente, si è scritto tutto. Poi ha messo giù, si è addormentato, al mattino dice: voglio vedere cosa ha inventato, non si è ricordato niente. Guarda, legge: boy meets girl. Ok? Ora, a me è successo nell'estate di 2 anni fa, nel 2010, che ero solo in casa, avevo sognato una persona che mi è tuttora molto vicina, e mi sono svegliato in piena notte con una musica in testa. Memorie di Hitchcock, sono corso al pianoforte, non c'era nemmeno la carta da musica, ho scrivacchiato le note, cioè mi sono proprio fatto il rigo con 5 rigacci, no? Ho buttato giù bene o male il tema, gli accordi. Il giorno dopo, naturalmente al mattino non mi ricordavo più niente, sono andato al pianoforte, ho ritrovato i miei appunti della notte. Per fortuna, spero che non fosse poi Miss Girl. Comunque, un pezzo l'ho poi elaborato, ampliato, e si intitola con l'iniziale di questa persona che mi è vicina, D, come Domodossola. Del 1916, è molto famoso,
chi lo conosce per nome si chiama The Foggy Dew, chi non lo conosce l'avrà senz'altro sentito, ce ne sono in giro innumerevoli versioni. Ed è successo che con un amico su Facebook, tra Roma e Milano, ci riparlavamo le varie versioni, no, che trovavamo su YouTube. A un certo punto questo mio amico mi ha detto: ma perché non provi a farne una versione tu, a modo tuo? L'idea mi è piaciuta, ci ho provato, e Foggy Dew lo dedico a mia figlia Valeria, che ama molto questo pezzo. Thank you.
Penso che per ascoltarlo dovresti chiudere gli occhi, perché si tratta di un notturno. Sperimentare al punto che non sono il pianoforte in un modo che andava molto di moda negli anni 70 quando ero ragazzino e intitolato In fondo al lago. Thank you.
proprio lavoro e copiarsi un po', rielaborare una cosa già fatta. Ad esempio, ci sono molte versioni dell'urlo di Munch, no? Il quadro. Io ho preso il pezzo di prima, quello di Hitchcock, lì, e l'ho rielaborato mantenendo il giro d'accordi e il tema, però ho fatto una cosa completamente diversa. L'ho chiamato B2. Non l'ho poi mai più trovato da parte della cultura tedesca, a casa.